Sì, grazie Presidente. Io ringrazio la Ministra per il suo report sulla questione Ebola. Chiaramente, essendo assistente di volo, sarò abbastanza specifica sulle informazioni che ci ha dato riguardanti appunto la questione degli aeroporti. A parte che la devo smentire, nel senso che c'è un volo diretto all'Italia da Roma a Lagos, quindi essendoci un focolaio in Nigeria esiste un volo diretto, quindi l'informazione che ci ha dato è un'informazione errata. Vorrei capire, visto che lei prima parlava di Roma e Milano classificati come aeroporti sanitari, visto che è la prima volta che sento questa definizione, vorrei capire nello specifico cosa intende per aeroporti sanitari, perché lei prima diceva che ci sono delle strutture di isolamento, ma in tutti gli aeroporti civili sono predisposte delle strutture di isolamento, chiaramente non per la questione Ebola, ma per qualsiasi tipo di malattia infettiva. Quindi sappiamo perfettamente che se abbiamo una varicella in aereo ci metto in isolamento in qualsiasi aeroporto. Quindi vorrei capire cosa si intende per aeroporti sanitari, visto che appunto è la prima volta che sento questa definizione. Vorrei capire la tutela degli equipaggi. Noi come assistenti di volo ci ritroviamo comunque a fare dei voli, anche dei voli in luoghi abbastanza sensibili. Vorrei capire se ci sono effettivamente se sono predisposte, diciamo, delle situazioni tali per cui gli equipaggi sono effettivamente tutelati. E poi in ultima una riflessione molto semplice. Lei prima parlava di non, diciamo di non esagerare con la situazione emergenziale. Chiaramente non si deve esagerare, però oggettivamente parlando è un fatto che in Italia la situazione Ebola viene proprio. Diciamo, non se ne parla molto rispetto invece ad altri paesi europei in cui comunque è abbastanza, insomma, viene spesso citata in articoli di giornali e tutto. Quindi chiaramente non creare il panico per intenderci, però neanche sottovalutare la situazione. Direi che io ho finito, grazie.